Convegno nazionale sui nuovi livelli di assistenza e in generale sul tema della disabilità questa mattina al Royal, evento organizzato dall'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili. Del significato di questa giornata e anche del ruolo ovviamente dell'associazione abbiamo parlato con il presidente nazionale, il professor Nazzaro Pagano. Siamo partiti, sono partiti in 11 nel 1956 in quel di Taranto e noi anche per questo concluderemo poi tutta la serie dei nostri convegni proprio a Taranto, proprio per ricordare anche il giorno della nascita. Oggi l'associazione conta 137.000 iscritti su tutto il territorio nazionale, ha una struttura ramificata sul territorio con 104 sedi provinciali, 19 sedi regionali e oltre 400 delegazioni territoriali. I nostri dirigenti provinciali sono eletti democraticamente attraverso un congresso e i cui delegati del congresso eleggono poi il presidente nazionale. Quindi per noi è molto importante quello che svolgiamo quotidianamente a favore del cittadino che si rivolge alla nostra struttura, ma in ambito più generale nelle istituzioni e nei luoghi deputati alla discutere, a parlare, ad affrontare il tema della disabilità in senso più generale in favore di tutta la nazione, perché avendo la tutela e la rappresentanza di diritto abbiamo un ruolo fondamentale all'interno delle istituzioni, sia se trattasi di INPS, trattasi di ASP, trattasi di ambiti territoriali regionali o di ambiti nazionali. Purtroppo rispetto al mondo del lavoro in questo momento dobbiamo rappresentare gravissime carenze. Il cittadino disabile è quello che più dispiace, è che la carenza non è tanto, è sì nell'ambito del lavoro privato, quindi dei datori di lavoro privati, ma ancor più nell'ambito pubblico. Chi non ottempera prima di ogni altro è proprio lo Stato, perché lo Stato ha delle enormi scoperture nell'ambito dei propri ministeri, delle proprie istituzioni e dovrebbe ottemperare a ciò e non lo fa. Siamo in questo momento impegnati con gli industriali nazionali in una politica di dialogo e di dibattito affinché almeno in ambito privato si possa addivenire ad una più opportuna applicazione della legge.